Stamattina parliamo delle reazioni chimiche degli alcani. Gli alcani prendono il nome anche di parafine. Parafine significa poco affine, cioè hanno bassa reattività. Il legame carbonio-carbonio è un legame forte, un legame sigma, ed è poco reattivo e difficilmente reagiscono anche con gli acidi forti. Reagiscono se provochiamo una scintilla, come nel metano, allora si innesca una reazione di combustione. Cominciamo con le reazioni di combustione. Vediamo l'alcano più semplice, il metano. CH4 reagisce con l'ossigeno e forma anidride carbonica più acqua e naturalmente energia, che è quella che poi ci serve, no? Allora, questa è la formula generale per bilanciare questa reazione chimica. C'è l'H2N più 2, è la formula generale degli alcani. Quindi N, come ben sapete, rappresenta il numero di atomi di carbonio. Allora, poi abbiamo più, per quanto riguarda l'ossigeno, 3N più 1 fratto 2 e ci dà il numero degli atomi, il numero, chiedo scusa, delle molecole di ossigeno. Prodotti di reazione madre carbonica, N per C1 più N più 1 ci dà le molecole. Andiamo adesso a vedere il numero degli atomi di carbonio. Nel metano è uguale a 1, quindi abbiamo CH4, corrisponde, questo è uguale a 1, 2 per 1, 2 più 2 è 4. Cose risapute già, no? Poi l'ossigeno, 3 per 1, 3 più 1, 4, 4 diviso 2, viene 2, quindi mettiamo 2 all'ossigeno. Andiamo qui, N è uguale a 1, quindi rimane CO2. Nell'acqua N è uguale a 1 più 1, 2, mettiamo 2. Con questa formula noi andiamo a bilanciare nelle reazioni di combustione degli alcani gli atomi presenti nella reazione. Ma questa formula generale è un po' difficile da gestire, è difficile che fra magari una settimana, un mese si ricordi un po' questa cosa, e quindi eliminerei, lo chiamo questo capringolo, e procediamo in maniera più semplice con un bilanciamento normale come abbiamo sempre fatto, anche se ricordarsi questo non fa male. Vediamo come si procede. Ricancelliamo il punto. Era un 2 qua e un 2 qua. Applichiamo il bilanciamento normale che abbiamo sempre fatto in questi anni. Comincio. I carboni quando ne abbiamo qui? 1 e 1. Poi andiamo all'idrogeno. Ne abbiamo 4 di qua, 2 di qua, quindi metto un 2. Ossigeno 2, qui ne abbiamo 2 e 2, 4. Ecco qui, abbiamo rispettato quello che dice questa formula, che ci può servire magari, adesso vediamo successivamente, aumentando il numero degli atomi di carbonio.
Adesso facciamo la combustione delle tane, il secondo termine. Applichiamo questa formula, vediamo come ci troviamo e poi rifacciamo il bilanciamento come abbiamo fatto prima. Allora, n uguale a 2, quindi è uguale a 2, abbiamo C2H6. Andiamo all'ossigeno. 3 per 2, 6, più 1, 7. 7 mezzi. Non posso scrivere qui 3,5 perché non è che posso avere mezze molecole di ossigeno, quindi devo scrivere per forza 7 mezzi. N uguale a 2, quindi mettiamo 2 qua. 2 più 1, 3. Quindi abbiamo C2H6, 7 mezzi di O2, 2 di anidride carbonica, 3 di acqua. A voler fare, qui ricordiamoci che c'è un 3, lo metto qui, qui un 2 e qui un 7 mezzi. Facciamola normalmente senza applicare questa formula. Carbonio 2. Idrogeno ne abbiamo 6, qui ne abbiamo 2, qui ne mettiamo un 3 qua e quindi ci siamo, 3 per 2 è 7. L'ossigeno, 2, 2 per 2 è 4 e 3 è 7, 7 di qua e 2 di là. Non posso mettere 7 qua perché diventano 7 per 2, 14, quindi devo mettere 7 mezzi. Vedete che ci siamo.